Allora, Sindaco, lei stamattina si è incontrato col direttore generale. Che cosa ne pensa di questo primo incontro sulla definizione del piano strategico e dei finanziamenti che potrebbero arrivare al vostro comune? Ma prima cosa mi complimento per l'organizzazione del comparto e plaudo all'iniziativa del sindaco metropolitano, in quanto con queste strategie si riesce ad ottenere nell'ambito dei territori un insieme tra comune e provincia che lascerà veramente un buon segno. Ecco, voi stamattina siete venuti anche a portare delle proposte, voi siete più direttamente legati al territorio, avete già qualche idea, avete presentato qualche indirizzo preciso? Sì, noi abbiamo presentato due progetti, uno quello del risanamento del costone roccioso che incide sulla Capriana Capri e un altro dell'ampliamento del sistema fognario per diciamo, garantire un sistema fognario nell'ambito della Grotta Azzurra, quindi è una strategia veramente importante. Ecco, un'ultima cosa, in questi 4 anni di costruzione della città metropolitana c'è stata una scarsa partecipazione dei sindaci, adesso intorno al piano strategico pare che sta ritornando, crede che questo tipo di collaborazione possa essere utile, ritiene che la conferenza dei sindaci possa riunirsi finalmente ed avere un ruolo rispetto alla costituzione anche del piano strategico? Ma indubbiamente, la partecipazione del comune di Diana Capri è stata totale con la città metropolitana, tant'è vero che pochi anni fa, 2 anni fa, abbiamo inaugurato un istituto scolastico che aspettava dal 1960, per cui la collaborazione istituzionale tra il Comune di Diana Capri e la città metropolitana è stata tantissima, degli altri non saprei dirvi, però penso che queste sono le strategie che possono incidere in modo sostanziale a una ottima visione, sia diciamo, dal punto strategico sia dal punto di vista territoriale.